Un uomo di 50 anni, Francesco Di Bona, è stato ferito alle gambe nel quartiere Lido di Catanzaro con alcuni colpi di arma da fuoco sparati da persone non identificate. L'episodio è avvenuto di fronte ad un supermercato. Il ferito è stato portato nel pronto soccorso dell'ospedale pugliese. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria è subito intervenuta la squadra mobile che ha avviato le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto. Di Bona era stato coinvolto lo scorso anno in un'indagine su un traffico di sostanze stupefacenti in alcuni centri del litorale ionico catanzarese. Accertamenti sarebbero in corso in merito alla responsabilità del ferimento su un cittadino di origine marocchina.